Frantuio. No, non c'è Frantuio. Questa, ad esempio, questa che vedete sulla vostra sinistra. Siumaio. Il luogo si chiama Maio, però insomma aveva, questa casa aveva la funzione di accogliere i carboni che venivano insomma, prodotti dai boscaioli che venivano pure da Napoli, da fuori, da molto lontano, perché Rocca Romana è stata da sempre un territorio ricco di boschi, ricco di montagne, siccome ha una superficie molto 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 estesa, si parla di circa 30 km quadrati, eravamo uno dei territori, siamo uno dei comuni più estesi nell'ambito provinciale e quindi molti venivano da fuori, venivano qua a sfruttare proprio i boschi che noi ne eravamo pieni. Ne siamo pieni, solo che oggi li sfruttiamo di meno. Esatto. Fin dove arriva Rocca Romana? Fin dove arriva Rocca Romana? Parte da qua, Pietra Melara? Allora, Stavigliano, Santa Croce, confina con Dragoni e confina con Rialmi. Cioè, ti faccio proprio quello. Con Dragoni? Sì, sì. Sì, perché Stavigliano è una frazione molto grande. Lo so, lo so. Confina, allora, Formicola con Giano Vetusto. Formicola, Giano Vetusto, Rocchette Croce, Riardo, Baia Latina e Dragoni. Ah, Pietra Verano, scusami, anche Pietra Verano e Dragoni. Praticamente l'area del Monte Maggiore si può dire che in maggioranza appartiene a Rocca Romana, anche altri comuni attorno. Sì. Questo perché in passato è stato un feudo importante. Certo. O quindi anche la popolazione oggi è diminuita e quindi è diventato un piccolo centro. Però 500-600 anni fa il feudatario di Rocca Romana estendeva la sua autorità anche sui comuni limitrofi e quindi si riservava per sé le porzioni di territorio assolutamente più importanti. Sì. Da notare che sotto l'egida della famiglia Marzano il feudo si ingrandì notevolmente con l'acquisizione di Pietramelano, Pietraveirano, del castello di Baia Latina, di San Felice, insomma si ingrandì notevolmente. Erano tutti, se vogliamo, passati diretti del feudatario di Rocca Romana. Questo è